Buonasera ragazzi, la scorsa volta abbiamo fatto la casa di Lara del primo Tomb Raider e quindi adesso dobbiamo iniziare la vera avventura. Quindi per evitare magari problemi con il riverbero voglio comunque disattivare il microfono adesso per poi riattaccarlo in modo da avere almeno nei filmati l'audio pulito. What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Molto bene, qua abbiamo capito perché ci troviamo in Perù, perché qua siamo in Perù e il primo livello si chiama Caverne, dovrebbe essere semplicemente Caverne il titolo. Adesso controllo qua, ma infatti Caverne. Noi qua dobbiamo seguire le impronte e occhio che dai lati, ecco dai lati, ci sono questi spuntoni che per fortuna non sono avvelenati. Ci suggerisce che dobbiamo andare là a sinistra, ma prima dobbiamo andare di qua perché qua c'è il primo segreto. Il vero obiettivo di questo gameplay sono ovviamente i segreti. I segreti con questo bling qua sono delle aree nascoste che noi comunque
dovremo trovare sparsi qua e là nei livelli. In questo primo livello, nelle caverne, ce ne sono tre. E una volta che noi troviamo queste aree nascoste, veniamo ricompensati con munizioni oppure kit extra. Qua intanto stiamo per essere attaccati dalla prima tipologia di nemici che... Perfetto, che ci attaccano. E in questo primo livello ci sono tre tipi di nemici, i pipistrelli, questi qua. Più avanti ci saranno i lupi. Qua un altro pipistrello. E qua subito il secondo segreto. E poi più avanti ci sarà l'ultimo nemico, che non è l'ultimo nemico, ma comunque sarà il nemico. La terza tipologia di nemico, la più potente di questo livello. I pipistrelli sono anche un po' difficili da trovare, però sono facilissimi da eliminare. Qua ci sono delle zone un po' d'ombra. Nel primo Tomb Raider non esiste l'illuminazione dinamica, però basta premere il tasto Option e magicamente con la vecchia grafica tutto quanto si illumina. Perché, essendoci l'illuminazione dinamica, nel primo Tomb Raider tutto quanto era settato con l'illuminazione al massimo. E quindi tornare alla vecchia grafica nel primo Tomb Raider può avere un senso. Qua la prima leva e la prima porta che si apre con la leva. Qua c'era un altro pipistrello, ma per fortuna non era un vero pericolo per noi. E adesso andiamo avanti. Adesso possiamo incontrare la seconda tipologia di nemici, i lupi. Questi qua inizialmente possono essere addormentati, ma una volta che si svegliano ci attaccheranno. Basta ucciderli prima che loro attaccano noi e non arrecheranno nessun tipo di problema. Sì, io sono andato qua, altrimenti avrei dovuto fare tutta quella strada lì per poi arrivare di nuovo qua, quindi faccio prima a tagliare metà. E qua c'è l'ultima tipologia di nemico di questo primo livello, che è l'orso balosso. È qua sotto, non è obbligatorio ucciderlo, però serve per due motivi. Uno è che... Dove è finito? Serve perché un trofeo, che sono i trofei di questo gioco sono praticamente delle sfide extra, una di queste sfide impone, qua intanto vediamo l'orso camminare sulle zampe, a parte il fatto che una delle sfide consiste proprio nel guardare i tre orsi di questo gioco qua, visto che ce ne sono tre in tutto, andare sulle zampe e quello l'ho già preso. Ma a parte questo, dicevo, ci sono due sfide, una che dice di prendere tutti gli oggetti e quindi l'orso servirebbe per portarci uno dei pochi oggetti, e l'altro ovviamente uccidere tutti i nemici. Sopravvissute. Ok, per tornare indietro devo andare di qua, ma ovviamente c'è un oggetto che è un piccolo pronto soccorso. Molto bene. Se uno invece vuole fare una speedrun, perché c'è anche questa qua di sfida nei trofei, allora consiglio di non badare all'orso, di andare dritti, che tanto non è necessario per terminare il livello. Poi non mi pare che ci fosse, ma qua una volta che si termina l'avventura hanno aggiunto anche la modalità Nuovo Gioco Plus, che è una versione più difficile di questo gioco. Ancora devo terminare, quindi ancora non so com'è. Ecco la musica del pericolo. Qua
qua i lupi ci attaccano, ma li abbiamo già sconfitti. Qua sotto c'è un altro pronto soccorso. E qua c'è anche il terzo ed ultimo segreto del livello. Ok, capisco che con il salto non riesco ad arrivare fin lì. Siamo già comunque ben oltre la metà del livello. E quindi sì, il primo livello del primo Tomb Raider è davvero di una banalità estrema. Ecco, un altro trofeo consiste nel guardare tanti di questi antichi orologi. I primi qua sono negli altri livelli. Comunque dicevo, è talmente corto e talmente facile che perfino io riesco a farlo. Quindi se riesco a farlo io vuol dire che ce lo può fare chiunque. Qua di nuovo parte il jingle del pericolo. E qua forse meglio tornare con la vecchia grafica, almeno si vede un pochino. Qua di nuovo ritorno gli spuntoni dalle pareti. E qua a sinistra ci sarà un altro lupo. E qua siamo praticamente a fine livello, ma prima abbiamo l'ultimo nemico che è un lupo ancora e un'ultima leva da tirare che ci aprirà la porta per il fine livello, che è subito qui dietro, anzi subito qui in basso. Adesso parte la musica. Questa musica che sentiamo del pericolo, ma anche quella del jingle, verranno anche riproposti in Tomb Raider 2 in versione leggermente riarrangiata, mentre in Tomb Raider 3 si sentirà questa musica, questo tema, ma in versione completamente arrangiata, quindi è più difficile riconoscere il tema. E adesso siamo praticamente da fine livello. Non importa l'energia, perché tanto una volta che oltrepasso quella porta lì finisce il livello e l'energia viene ripristinata. Perfetto, 8 minuti 25, 3 segreti di 3 scoperti, 7 oggetti raccolti, 14 uccisioni e ho fatto tutto quanto, 0 medipack usati. Benissimo, il primo livello abbiamo visto che era davvero facilissimo. La prossima volta faremo il secondo livello e vedremo che sarà qualcosa di leggermente più complesso. Quindi alla prossima volta.